Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Sorella, non sei sola, con amore e rabbia, così recita uno striscione affisso dalle attiviste del collettivo femminista Non Una di Meno di fronte alla residenza universitaria di Torino Paolo Borsellino, dove nella notte tra sabato e domenica una studentessa è stata stuprata. Carcere minorile di Torino, feriti 4 agenti penitenziari e il bilancio di ieri, giovani che si rifiutavano di riuscire dalle proprie celle, materassi bruciati e una cella distrutta. Ha asportato una massa tumorale di 70 kg ad una giovane paziente, l'intervento record è avvenuto ieri all'ospedale Molinette di Torino. Federico Negri è a casa, è tornato a Pozzolo Formigaro, il giovane alessandrino arrestato lo scorso luglio in India perché accusato di non avere il visto per entrare nel paese, ha potuto così riabbracciare i suoi familiari. Notizie dall'aeroporto di Torino, ITA Airways aumenta i collegamenti con Roma, da dicembre saranno 5 i voli giornalieri, 35 quelli settimanali. Il calcio, dentro o fuori, persa la qualificazione agli ottavi di Champions, la Juve si gioca questa sera le ultime chance di proseguire in Europa League. Per farlo i bianconeri dovranno fare risultato contro il Paris Saint-Germain, sperando che il Maccabi non vinca con il Benfica. Rispetto alla trasferta di Lecce, Allegri contro il Paris Saint-Germain recupera solo Locatelli. Ancora sport con il motomondiale, arrivato a Valencia, Francesco Bagnaia parla del Gran Premio di domenica che potrebbe regalargli il titolo mondiale. Spero, ha detto, di poter regalare emozioni. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.